La scintilla parte nel 1951, quando Inge Morte e il marito dell'epoca, un giornalista inglese, decidono di passare alcuni giorni qui nella città lagunare. È una giornata uggiosa e Inge Morte trova delle luci bellissime. Va detta una premessa importante: all'epoca Inge Morte collaborava come segretaria all'interno dell'agenzia fotografica Magnum Photos, che era stata fondata nel 1947. Ebbene, in quella giornata piena di luci, di riflessi, le nuvole che si muovevano in continuazione dando una luce molto dinamica, decide, si prende coraggio, va alla cabina telefonica e telefona a Robert Capa e gli dice: "Le luci sono meravigliose, devi mandare assolutamente qui un fotografo di Magnum". E Robert Capa gli dice: "Ci sei già tu, fotografa". E così, in quel momento lì, lei lo scriverà, poi ci saranno delle testimonianze, si accorge con quella risposta che probabilmente questa può essere la sua strada. E corre a prendere la macchina fotografica, la carica con un rullino e inizia a fotografare. Quello sarà il momento magico da cui prenderà avvio tutta l'esperienza della sua carriera, quindi proprio da Venezia. C'è un ritorno nella città, e più precisamente nel 1955. In questi 4 anni timidamente inizia a prendere possesso del mezzo fotografico, a modo di rapportarsi con dei fotografi anche molto importanti, che all'epoca erano già membri dell'agenzia fotografica Magnum Photos, un nome per tutti con cui aveva un grande feeling, Henri Cartier-Bresson. E progressivamente viene ammessa all'interno dell'agenzia ed è la prima donna ad avere questo titolo, appunto, all'interno della Magnum Photos. Riceve una serie di incarichi, inizia a collaborare e uno di questi incarichi è proprio quello di venire qui a Venezia per fare una parte di un progetto dedicato a un reportage fotografico sull'architettura veneziana. E ha un incarico che gli permette di stare solo qualche giornata nella città lagunare. Decide però di estendere questo suo soggiorno, che si tramuterà in circa 6 settimane, proprio perché è interessata a Venezia e alle persone che vivono all'interno della città. Infatti le fotografie che abbiamo raccolto sono circa 80, quindi un corpus estremamente importante. Raccontano la Venezia degli anni 50, con piccoli scorci di quotidianità, dove al centro c'è sempre la persona, che poi diventa un po' il filo rosso che accomuna le storie e le vite di tutti i fotografi che hanno fatto parte e che tuttora fanno parte dell'agenzia fotografica Magnum. Kurt, è davvero un piacere averti qui. Volevo chiederti, puoi descrivere in poche parole il lavoro di Inge Morata? I think the best description is if you understand that she worked just after the Second World War, so she had all these hardships seen herself, and her whole work is very much about culture and about humanity. So her main interest was always the beautiness, actually, because she thought beautiness would kind of heal the world. And so she photographed artists and she photographed cultural areas, you know, like China or Russia or Venice. I think this is what something which meets her interest very much because Venice is so full of beautiness, so that's the perfect place for Inge Morath. And she did not do these things what other Magnum photographers did, like she did not go to war. She did not work in problematic areas. Forse c'è una parola che può essere importante per descrivere il suo lavoro, che è intimità.
Yeah, I think you can see intimacy, especially, of course, in her portraits. And if you look at them, you know, the artists are very close. She always uses a wide-angle lens. So that means if she photographs them, they have the same distance as we have, probably. And this is because when she photographed somebody, she would not go there and shoot him, you know, like with a telephoto lens, but more she would talk with him about his art. And she always was informed about what the artist has written or what kind of sculptures he made or paintings. And so the people kind of forgot that there is a photographer, and then she makes her pictures. And I think that's this intimacy, but you also find it in other pictures, but here it's very... Ovviamente la fotografia molto spesso è una questione anche di sguardi, no? Di rapporto con gli occhi. Qual era il suo rapporto nel vedere le persone? Yeah, yes, you know, she comes out of the school of Magnum, you can say. And we all know this word that the decisive moment is important in Magnum. I mean, Henri Cartier-Bresson made this term for the first time, I think. And she was assistant to him, she was traveling with him, and she used this. So in this case, I would say that's a similar eye, and there is a second close relationship to Henri Cartier-Bresson, because both Inge Morath and Henri Cartier-Bresson were so interested in art, and she always said when she were traveling and photographing, they would go together to art museums, look at pictures, look at the paintings. And if you look at her pictures later, Inge Morath's pictures, you would see that she uses all these systems as artists have built their pictures, have made a special light on the pictures, have a very formal structure. And this is very much in it. And on top of that, even a special thing like a surrealistic aspect. You know, Henri Cartier-Bresson was a very interested surrealist. And Inge Morath also has this moment. If you remember, Venice, I think, is her Venice work is a very good example.